Salve, sto cercando il signor Paolo Maffi. Buongiorno, sono io. Ah, piacere, Eliana. Ciao, so che mi ha chiamato per fare una missione, mi può spiegare? L'ho cercato io perché avevo intenzione di farti consegnare un piccolo presente sul lago di Como, ai mitici cantieri del lago di Como, dove bene o male è nata la cantieristica italiana. E quindi niente, come ti dicevo, visto che so che sei seguita parecchio su Facebook dalle nuove generazioni, perché tu sei una ragazza giovane, che portassi questo presente ai cantieri storici del lago di Como per far conoscere alle nuove generazioni la motonautica e la nautica. E dallo Yachting Club inizia il mio tour del lago di Como. Noi siamo praticamente un club che si occupa di motonautica e di vela, perché non ricordiamo anche che la vela è molto importante qui sul lago. Noi abbiamo una sede staccata a Domaso, per cui per noi lo sport nautici sono il nostro... Primo incontro che si viene qua... Tanto è vero che noi abbiamo avuto qui nomi importantissimi, lei li vede qui sulla parete, per esempio Mario Verga, un grandissimo campione che ha il campionato, il record mondiale di velocità. Quindi sono in un posto dove ci sono stati dei VIP? Beh, direi di sì, direi che questi, per quanto riguarda la motonautica, VIP sicuramente, perché Molinari, Cappellini, ripeto, questi Mostes, Abbate, sono tutti nomi che hanno reso grandissima la motonautica. Beh, poi c'è una location che mi sembra abbastanza unica, perché è più bella del lago di Como, non so se ce ne sia. Dovevo andare a Bellaggio, ma prima mi hanno detto fermati al Vapore di Faggetto Lario, un ristorante dove ci sono stati tanti VIP, tanti personaggi famosi qua a mangiare e dove si mangia pure bene. Sono qua con il proprietario Carletto. Allora Carletto, io domani dovrò incontrare quattro personaggi che mi hanno detto che tu conosci molto bene, tra l'altro, che sono Tullio Abbate, Stefano Mostes, Cesati e Comitti. Partiamo dal primo personaggio che dovrò incontrare, che è Tullio Abbate. La leggenda del lago. E invece Mostes? Mostes, il primo pensiero che mi viene è Papa Sandro. Papa Sandro, via. Cesati? Il futuro che avanza. Col figlio Christian, che si è laureato campione italiano e europeo. Speriamo bene. E Comitti? Comitti, la Rolls Royce del lago. Domani quando la proverai mi dirai. Senti Carlo, ma io all'entrata ho notato questo quadro che dice migliaia di spettatori per la 100 miglia del Lario, ma qui? Non proprio qua, a Como, comunque è molto vicino. A questa? Ah sì, è una foto del 1974 e qui ci sono alcuni personaggi che domani incontrerai. Abbate, famiglia Mostes, in più c'è Renato Molinari. Una volta questa gara qua era molto sentita dai cantieri, era proprio una sfida di cantieri. Adesso è comunque una bella gara, un po' più focolistica, con meno coinvolgimento dei cantieri. We'll be right back.
alle mie spalle Tullio Abbate, la leggenda. Andiamo a conoscerlo. Oh, grazie, gentilissimo. Ma io ieri sono stato da Carl, sì, da Carletto, sì, a cena, sì, sì. E mi ha detto che sei una leggenda. La leggenda Tullio Abbate. Allora, precisiamo, è 50 anni che faccio barche. È da quando avevo 18 anni che con questa barca ho vinto la prima gara importante. Dopo di queste ne ho vinte circa 300. Ho fatto un po' di record mondiali. Evidentemente forse tutto questo ha contribuito a darmi quel nome. Io non mi sento di essere assolutamente una leggenda, ma una persona normalissima che ama il suo lavoro, che fa il suo lavoro con tanta passione e basta, appunto, tutto qua. Sei più VIP di me, qua ti conoscono tutti. Beh, insomma, più VIP di te, sei giovane, sei appena nata, quando avrai la mia venera d'età, che ti auguro di raggiungere in piena forma come sei adesso, allora dopo potremmo fare dei paragoni. Quali sono tutti i progetti che dovrà costruire? Questo è dovrebbe diventare, almeno ce lo auguriamo, la barca più veloce dell'universo col motore elettrico. Ma quindi una barca con la sua firma vale molto di più? Beh, allora posso dirti che le mie barche sono state le prime barche sportive in vetroresina, soprattutto in Italia, perché ho cominciato a costruire nel 1969. Da allora a oggi ne abbiamo costruite svariate migliaia, siamo molto vicino a 10 milioni, a 10.000 barche, per cui voglio dire, una certa esperienza me la sono fatta. E anche un nome, direi. Evidentemente un nome, le mie barche, che poi non è come dicono gli altri, che la mia barca costa molto molto di più. La mia barca costa, riteniamo noi il giusto, un po' di più degli altri, ma evidentemente... Ma anche perché è stata costruita, inventata da una leggenda. Quella firmetta lì che fa la differenza. Io la ringrazio per la sua disponibilità e spero un giorno di provare l'ebbrezza di essere accanto al più famoso Tullio Abbate. Allora, prendiamo l'occasione per invitarti al Tullio Abbate Day, dove il nostro Francesco è sempre presente. In quell'occasione ci saranno tutte le barche in prova e sarà con vero piacere che ti farò provare l'ebbrezza e un vero offshore. Essere guidato da lei. Non ci sarà nessun problema con una bella ragazza come te. La ringrazio. Intanto le lascio per gli auguri di Natale questa bottiglia dal Nord Ovest Motori, che lei conosce molto, sì, bene. Sono i miei fornitori di motori, sono tutti amici, tra le altre cose. Colgo l'occasione per ringraziarli e per salutarli, per fargli gli auguri di Natale. La collaborazione con la Volvo dura da oltre 50 anni, per cui parliamo di gente di casa. Ed eccomi con Enrico Vaccani, buongiorno. Buongiorno, signora. Mi hanno detto che qua è il porto più bello sul lago di Como. La ringrazio di questa sua affermazione. Diamo servizio alla nautica qui nel centro lago in particolare, ma gestiamo circa 180 barche, dando tutti i servizi immaginabili per il diportista, per metterlo a suo agio nel poter utilizzare nel miglior modo la sua barca. Siamo anche attrezzati per fare delle manutenzioni e dei lavori sulle imbarcazioni, oltre a rappresentare tre marchi importanti, cioè la Sirei, la Comiti e la Mostes, sempre cantieri, questi ultimi due, del lago di Como. Pochi giorni fa ero in un centro commerciale e mi sono soffermata su un'acqua con un'etichetta Acqua Chiarella e mi hanno detto che la fate voi. Beh, non è esattamente che la facciamo noi, la imbottigliamo noi, perché è un'acqua molto buona che scorge in montagna da una sorgente di circa 800 metri e la nostra famiglia si interessa di questa attività. Il responsabile è mia moglie e mio figlio Andrea. Un regalo della Nord Ovest Motori per gli auguri di Natale, che so che lei conosce molto bene perché organizzate eventi insieme. Sì, ringrazio e colgo questa occasione, se mi trasmette i ringraziamenti al signor Paolo Maffi,
ovviamente, che è veramente molto simpatico da parte sua, augurarmi un buon Natale. E qui siamo a casa Comitti, dove Carletto mi ha detto che fanno le Rolls Royce dell'acqua. Andiamo a conoscere questa realtà. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, piacere Eliana. Il signor Raimondo Reiner? Prego, si può Grazie. Guardare. Buongiorno, lei è il signor Raimondo Reiner, giusto? Sì, buongiorno. Piacere Eliana. Intanto le lascio qua un omaggio da Nord Ovest Motori. Mi ha detto di mangiarlo per gli auguri di Natale. Oh, grazie, che sorpresa. Perché sono qua per la seconda missione, intanto far conoscere il lago di Como a dei giovani come me che non conoscono. Poi ieri sono stata dal signor Carletto, che immagino lei conosca. Penso Carlo Vaccani, credo, sì, sì. Sì, e mi ha detto che lei costruisce le Rolls Royce del mondo nautico. Vabbè, ringrazio Carletto per le Rolls Royce del mondo nautico, speriamo che tutti la pensino allo stesso modo. Sì, noi facciamo queste barche un po' particolari, un po' classiche, un po' retro, diciamo, però anche moderne, con tecnologie moderne e tutto quello che è lo stato della tecnica attuale. Noi costruiamo delle barche anche tutte di legno, però è un modello molto esclusivo, numerato, ne facciamo una all'anno per i clienti che la ordinano. E utilizziamo lo stesso metodo che si utilizzava anni fa, però utilizziamo anche prodotti attuali, moderni, quindi resine possidiche, quindi la barca più durata, meno mantenimento, e quindi sicuramente questo è un vantaggio per il cliente finale. Ma possiamo vederne qualcuna già pronta giù? Certo, come no, noi lavoriamo su due stabilimenti, in questo noi produciamo, mentre in un altro noi abbiamo le nostre barche finite, pronte poi da mandare via. Allora possiamo andarne a vedere una? Assolutamente sì, possiamo andare. Perfetto, ti ringrazio. Sì, sono proprio le Rolls Royce del lago. E qua dovrei essere arrivata al cantiere Mosses, dove dovrò incontrare il signor Stefano. Buongiorno! 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 Ma io vi aspettavo giù, vi cercavo giù. Sono seduto sopra. Ma chi è Stefano e chi è Massimo? Sono Massimo. Stefano. Stefano, ovviamente. Allora, ieri sono stata da Carletto a cena. Mi ha parlato del mitico Sandrone. Sandrone è mio padre, che è mancato 3 anni fa. È stato, diciamo, un nome sul lago di Como, un nome importante perché per la nautica è stato quello che nella nostra azienda ha creato poi il campo corse e il diporto veloce, diciamo, in questi anni. Dopo, chiaramente, noi siamo già anni che siamo in azienda, adesso siamo andati molto più avanti nel senso di come tecnologia, sviluppo, ricerca, e il cliente negli ultimi 30 anni, come ben sapete, l'esigenza del cliente è sempre maggiore. E quindi stiamo cercando di accontentare questa clientela, dove comunque fortunatamente riusciamo a creare sempre imbarcazioni nuove, molto, molto filanti, molto belle. E niente, siamo qua e il nostro lavoro va avanti sempre, proprio le prossime generazioni, quindi sono già più di 100 anni. Mi dicevano che questa azienda esiste da 100 anni. 100 passa anni, sì, 102 esattamente. Complimenti che siete riusciti a mandare avanti. La nostra età insieme, sorpassa anche questa cosa. Io vi ringrazio per la vostra disponibilità, siete stati, siete stati molto gentili, e ho anche un omaggio dalla Nord Ovest Motori. Degli auguri di Natale, mi raccomando, non bevetela tutta. No. E ti lascio questo a te. Grazie. Gentilissimi, adesso vado a fare il giro del lago e ci rivedremo presto. Sono appena arrivata in cima al lago di Como e come vedete mi hanno già messo il casco e dovrò salire su questo powerboat. Io ho paura.
Allora, io sono già pronta, sono qua con Cristian Cesati, che nella sua giovane età è già un campione internazionale. Ma Cristian, dimmi, come ci si sente a essere un campione così giovane? Penso sia... Sì, nell'ambito dell'endurance sì, sono il più giovane e è un po' un onore, diciamo, vincere anche pur essendo così giovane. Come ti è nata questa passione? La passione è nata fin da piccolo, perché quando eravamo ancora nel cantiere vecchio, quando ancora era Albatro Marine, io ero appena nato e ogni giorno la mia babysitter mi portava a fare un giro perlustrativo all'interno del cantiere, e quindi giorno dopo giorno la passione cresceva e poi siamo arrivati all'età in cui potevo correre, partendo dalle categorie più piccole e poi salendo fino alla categoria endurance di ora. Ma mi dicevano che questa è una creazione, voi fate barche, create barche, giusto? Sì, giusto, giusto, questa è la nostra creatura, una delle ultime creature che abbiamo fatto ed è appositamente progettata sia per le gare sia per il diporto, per clienti che vogliono delle prestazioni elevate. E che materiale è fatta questa barca? Beh, questa barca è fatta in composito con Kevlar, carbonio, i materiali più pregiati che si possono utilizzare per la costruzione di barche in sandwich, e quindi alta tecnologia, nonostante sia un cantiere ancora artigianale. Io mi fido e sono qua con Cristian e ci vediamo tra poco. Ok, sono appena scesa ed è stata un'emozione indescrivibile. E, che dire, mi vedrete gareggiare, perché adesso voglio studiare con il patentino e provare anch'io a fare una gara, magari vinco. No, scherzo, non potrei mai batterti, giuro. Non verrò mai in concorrenza con te. Lui è stato bravissimo, nel frattempo io gli chiedevo cose tecniche, di cosa consisteva la benzina, se c'erano le marce, e se ogni volta che gareggiava doveva ritoccare ogni mese le prove, eccetera, eccetera. E beh, che dire, sono stata una copilota bravissima, credo. Sì, sì, nonostante fosse la prima volta che la provi, a quanto pare, sei stata comunque brava. Anche te la rubo, poi guido io, mi vedi andare avanti e indietro, eh? Allora, dopo che mi sono riscaldata e che ho patito il freddo, mi hai fatto provare un'emozione nuova, un'esperienza nuova. Buon Natale a tutti, allora, e grazie mille alla Nordovest Motori per questo regalo e alla prossima, allora. Ci vedremo che gareggerò con te. Esatto, ma non contro, perché sennò sai che poi... Vincerò io, vero? Chi lo sa, provare... No, con un campione non potrei mai. Provare per credere, si dice sempre, però non si sa mai. Ok, ciao a tutti.